Futuro e Libertà spalanca le porte ai giovani e alla loro carica di innovazione. E lo fa con una associazione abruzzese, Laboratorio Futuro, che prenderà il largo ufficialmente nell'assemblea costituente del 18 e 19 giugno, che si terrà nella cornice del Castello di Salle. Una nuova comunità programmatica nata dall'esigenza di un rinnovamento della classe dirigente, che deve necessariamente passare attraverso un rinnovamento del pensiero politico, l'infa nuova che deve arrivare dai giovani. Un laboratorio di pensiero, un'officina di pensiero, la voglia che le schegge di positività entrino nella politica e determinino un'azione politica che comunque, anche se siamo un partito giovane, è già molto presente. Tra l'altro inizia per noi la stagione dei congressi, congressi veri, reali, che saranno fatti su tutte e quattro le province, in un momento in cui le adesioni sono state più di 3.000 in tutto l'Abruzzo, e in un momento in cui certamente i partiti hanno bisogno di schegge di pensiero che possono portare ad un'azione che possa essere finalmente percepita dai cittadini. Laboratorio Futuro sarà strutturato in 5 aree tematiche: ambiente e territorio, infrastrutture, lavoro, sanità e sociale e cultura e ricchezza. Ognuna di queste aree, che toccano tutti i temi dell'attualità politica e di governo, produrrà piani normativi che verranno presentati dai rappresentanti del partito alla Regione Abruzzo. Una modalità di partecipazione alla costruzione dell'azione politica che dall'Abruzzo sarà esportata dal FLI a livello nazionale. Senza dubbio l'associazione è un modello che l'Abruzzo esporta a livello nazionale. La presenza del coordinatore nazionale Roberto Menia all'apertura dei lavori determina e dimostra la vicinanza e la prossimità del partito verso un esperimento culturale che senza dubbio sarà replicato dalle altre regioni. Ancora una volta l'Abruzzo con Futuro e Libertà è all'avanguardia rispetto a quelle che sono le valutazioni delle altre territorialità.